Legnano è attraversata da nord a sud per quasi 3 km dal fiume Olona, solcato da una serie di ponti realizzati in diverse epoche storiche, che oggi testimoniano la storia della città e del suo rapporto con il fiume, che fu da sempre sfruttato per la sua forza idraulica, disseminato di mulini prima e di opifici industriali poi. In questa vicenda i ponti, indispensabile mezzo di connessione di un borgo che storicamente era diviso in due abitati proprio dal corso d'acqua, Legnano e Legnarello, accompagnano e segnano le tappe del suo sviluppo, che potrai ripercorrere seguendo i cartelli che troverai lungo il percorso Olona nei secoli. Se invece vuoi approfondire il rapporto che lega il fiume e la città di Legnano attraverso i suoi ponti, prosegui nell'ascolto. I ponti più antichi sul fiume erano legati a importanti e ricchi edifici e furono realizzati ad arco, in pietra o mattoni, come quello di San Magno, distrutto purtroppo nel 1940, che si dice avesse un'origine romana e corrisponde all'attuale via Macello, oppure quello cinquecentesco del castello, recentemente restaurato, e quello ottocentesco del mulino Cornaggia. Negli altri casi, invece, fino alla fine dell'Ottocento e oltre, il fiume era attraversato da semplici passerelle in legno che però andavano rifatte ad ogni piena. Lo sviluppo industriale e urbanistico che conobbe Legnano e la presenza di fabbriche proprio lungo il fiume, tra 800 e 900 portò a realizzare i primi ponti in ferro o in cemento armato, fuori e dentro gli stabilimenti industriali per connettere i vari reparti, come nel cotonificio Cantoni o in quello dei Fratelli dell'Acqua, le cui passerelle del 1924 sono oggi l'unica testimonianza del complesso demolito negli anni 70, e le cui strutture, così moderne all'epoca, furono però mascherate da un linguaggio eclettico, allora esteticamente più accettabile, come si può evidenziare ancora oggi nella differenza tra le due. Gli interventi più rilevanti, però, favoriti dal fascismo, furono realizzati negli anni 20 a spese delle industrie qui presenti, insieme a opere di rettifica e canalizzazione del fiume, volte ad evitare il pericolo delle piene. Furono realizzati nuovi ponti come quello di via Matteotti, allora via Melzi, in sostituzione di quello in ferro su cui passavano i binari del tram, e quello di via Pontida, a fianco degli ex bagni pubblici, demolendo la piscina adiacente e spostando l'omonima traversa con salto idraulico, oggi sfruttato per produrre energia e affiancato da una scala di risalita per i pesci. Nel 1940, a causa di periodici straripamenti, fu rettificato un altro tratto di fiume, in via Guerciotti, eliminandone un'ansa e imbrigliandolo in un canale di cemento, il cosiddetto drizzagno, che fu arricchito da nuovi ponti e passerelle ancora esistenti, tra cui il ponte di via Gorizia. La fine della guerra e la ricostruzione, nonché lo sviluppo di una nuova estetica del cemento armato, negli anni 50 portarono a realizzare nuove strade ed eleganti infrastrutture, tra cui il ponte di via Letoselli e di via Gabinella, quest'ultimo in sostituzione di un vecchio ponte in ferro e legno. Ma fu l'epoca anche di imponenti opere di tombinatura del fiume allora inquinato, fortunatamente non tutte realizzate, che portarono a dimenticarlo sempre più, nascondendolo sotto una spessa copertura. Tra queste ricordiamo Piazza Carroccio e un tratto di fiume dopo via Gorizia, con l'ex diga Scorsiroli, la cui pavimentazione azzurra oggi, in corrispondenza dei giardinetti, ricorda la presenza dell'Olona sotto di sé. Negli ultimi anni però è iniziata un'inversione di rotta nel rapporto tra la città e il fiume, che lo sta riportando progressivamente ad essere protagonista. Il rifacimento di parte di Piazza Carroccio prima e l'abbattimento dell'ex cotonificio Cantoni poi ne hanno infatti scoperchiato alcuni tratti, riportandone alla luce quasi 600 metri. Mentre l'isola del Castello ha ripreso vita grazie ad opere di difesa spondale e nuovi ponti volti a unirla sempre di più alle aree del Plis dei Mulini, questi ultimi realizzati in un materiale più moderno, anche se tanto dibattuto, l'acciaio Corten. Ma la storia del fiume non finisce qui e attende nuovi interventi di riqualificazione, soprattutto nelle aree ex industriali, che possano restituirlo sempre di più alla sua comunità.